Ok, setta Magnum potenziata. Abbiamo ucciso 10 primogeniti, siamo a posto. Ora che abbiamo ottenuto qualche potenziamento in più, possiamo cavarcela molto più facilmente. E tra l'altro, mi sa che ce n'è un altro in giro. Eccolo lì. Per fortuna questi nemici grossi, alla fine, è solo questione di attenzione. Devi riuscire a sgamarli. Allora, già hai il cerchio intorno alla testa che te li fa sgamare, ma basta fare così per vedere se intorno c'è qualcuno. Esatto. Quello che stai per mordere, alla fine, è o meno un vampirone. Ecco qua. Risolta. Eccone un altro. Tanto poi se sbagli, cioè se impalli una persona comune, sti cazzi, cioè nel senso, non esiste un sistema karmico che possa giudicarmi in questo caso, no? Esatto. Tra l'altro abbiamo gli altri insegnamenti di Mary. Eccolo qua, facile. Vola, abbraccia il cielo notturno. Però se arrivo qua sopra non trovo più niente. A meno che non sia là sopra. Beh, non so se sono loro, ma la capienza del sangue così l'abbiamo già aumentata. Vieni qua tu. Ma dai, li ha schivati tutti. Andato. Facile. Per fortuna questi, nonostante siano grossi, potenti, ti faccio un sacco di male. Due, tre fulmini ben assestati e muoiono. Nella fattispecie, i razzi. Oh beh, se quello è il tuo ostaggio. Dobbiamo proseguire di qua. Bevi dalla sua conoscenza. Grazie. Eccolo lì. Abbiamo già trovato l'ultimo dei glifi. Questa sera ho avuto il privilegio senso di vampiro potenziato. Molto utile il fatto che adesso i vasi li troviamo anche volando. Che poi veramente sono talmente tanti che è difficile non trovarne. E per fortuna eravamo già in zona missione. La missione di oggi, eh? E c'è ancora un primogenito da qualche parte. Eccolo lì. Zaccate! La missione di oggi è segreti. Isaac, sto cercando la stanza in cui tenevano Mary. Tu cerca la croce di sopra, ok? Certo, amico. Felice di dare una mano. Non ti preoccupare. Ti guardo le spalle. Senza neanche un pizzico di ironia, Zik? Sì, sì, posso mangiare un sacco di insetti a una velocità pazzesca. È grandioso. Sono sicuro che ci scriveranno un fumetto. Beh, sì. Sicuro, lo intitoleranno il mangia insetti. Sì, e perché non... Fermo un attimo. Il divora moscerini. Divora moscerini? Mi dai i primi. Il mio senso di vampiro pizzica. Oh, oh. Non è possibile. C'è un buco nel muro. Non è lì? I vampiri, amico, seducono la gente e ti fanno vedere cose che non sono lì. Anche i muri. Adesso vediamo ciò che è invisibile all'occhio umano. Una specie di montacarichi con dentro una bombola di gas. Sul lato c'è scritto fosforo bianco. Qualunque cosa tu faccia, non sparare a quella bomba. Va bene, distruggerò il motore del montacarichi. Beh, mi sembra comunque una soluzione. Allora, aspetta un attimo. Brucia tutto. Non c'è niente di più pericoloso. Anche se è forte. Volevo vedere, scusami un attimo, perché... Ah, ok, il giallo indica che le altre taniche di sangue sono fuori. Intanto cerchiamo altre porte nascoste. Eccone una, infatti. Porta le bombe incendiarie da questa parte. Sì, come no. Dove vai? Cretina di merda. Madonna mia. Allora, la setta Magnum è vero, non sarà la migliore che abbiamo avuto durante tutta la serie. Però fa male. 2 in 1? No, peccato. Mi piacciono i trisom. Dove sei? Dov'è l'ultima? Vabbè, intanto facciamo fuori questa appena torna. Morta? Sì, direi decisamente di sì.
Zacchete! Dove sei? Ecco qua, andato. Bastardo, bastardo. Dunque, non mi sembra ci sia altro in questa zona. A parte le frecce che continuano a dire di andare in queste direzioni. Un'altra porta segreta? Eccola lì. Ho trovato un'altra bombola di fosforo e sembra che ci sia montato sopra un detonatore. Stesso tipo di montacarichi verso la superficie. Distruggi il motore di quel coso. Già fatto. Sai cosa penso? Penso che i vampiri vogliano bruciare tutta la città con quel fosforo. Un gigantesco incendio che nessuno possa spegnere. È la vendetta per aver bruciato Bloody Mary tanto tempo fa. Ma certo, i vampiri resterebbero al sicuro sottoterra e in superficie ci sarebbe un bel barbecue di umani. Quella Mary è davvero bella. Già, sì. L'ho notato quando mi ha morso sul collo. Le ha pensate un po' tutte, mi sa. Mi chiedo se ci sia un potenziamento per il melee più che altro, visto che... Comunque, sì, facciamo male, ma a parer mio possiamo fare anche di peggio. Morta. No, è ancora viva. Mi serve giusto un tocchettino di elettricità. Ecco qua. No, fermati. Non t'azzardare con quegli shuriken. Che già una volta mi avete shottato per puro strano caso. Dov'è? Boom. Sì, certo, sei l'unica che può lanciare le bombe secondo te. Crutina. Merda, mi serve un po' di elettricità. Ecco fatto. Morti tutti. Che poi in realtà ormai non mi serve neanche più uccidergli, dagli il colpo di grazia, però giusto perché sono stronzo lo faccio. Sì, bello, bell'insulto, brava. Sciocco! Sì, brava, brava. Continua pure, vai, 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 vai. Prima o poi un insulto decente ti esce. Una mi indica da questa parte e credo sia lì, perfetto. Eccoci qua. Altro montacarichi e via. Ho rotto un altro. Non gliene serviranno molti altri. Quel fosforo bianco è terribile. Lo so. Non per altro, una delle nuove mosse di Shoto si chiama proprio Phosphorus. Dunque, eccone lì un'altra. Strano che non è apparso nessuno, Stessa storia, con in più una specie di chiave di ferro. Esatto. Per prima cosa distruggi il motore. Magari quella chiave apre la grande porta di ferro vicino all'ala est del tunnel. Potrebbe essere la cripta di Mary. Pensavo di averti detto che era pericoloso scendere qua giù. Ehi, amico, dovevo dare un'occhiata. Il mio migliore amico che rischia la vita. Beh, non ha tutti i torti, anche perché il tuo migliore amico è appena caduto andando a sbattere contro del legno. Ecco qua. Tranquillo, che ci penso io. Mi serve solo, esatto, un po' di elettricità. Madonna mia, che casino assurdo che abbiamo appena fatto. Fermo! E manchi solo tu che continui a sfuggirmi. Certo che i vampiri si sono modernizzati, con i mitra e tutto il resto. Vabbè, l'avanzamento tecnologico. A quanto pare neanche i vampiri ne sono immuni. Raggiungi la porta chiusa dalla setta. Allora, dammi un secondo che... Esatto. Mi piace l'immortalità, che non posso stare neanche al sole. Allora, sei tu la grande porta? Direi proprio di sì. Tata clunch. Sì, è qui. È qui che sono stato morso. Meno male. Qua attorno. Chi lo sa dove possono avere nascosto la croce?
Secondo me è dentro quella grande cesta. Però è solo una supposizione. Controlliamo. Gli oggetti dentro la cassa di Mary raccontavano una storia. Come governante, era brava con i bambini. Purtroppo, uno di essi le trasmise il vaiolo. Ah beh. Era quasi morta quando un ammiratore segreto decise che era troppo bella per lasciarsela scappare. Nata come vampira, Mary rimase sempre al fianco di Marco. Insieme attraversarono l'Europa, non pensando a cosa si celasse nel mondo. Ma quello stesso prete che era stato accanto a Mary sul letto di morte la cercava ancora. Padre Ignatius! Chi l'aveva trasformata l'avrebbe fatta tornare umana. Quello che non sapeva era che quel trucco funziona solo la prima notte da vampiro. Con Marco morto, lei divenne fuori. Fu allora che padre Ignazio si imparò quanto possano essere terrificanti quei mostri. Il prete fuggì via e passò i successivi 37 anni scappando da Mary. Ma una volta nel nuovo mondo, anima re, lei alla fine lo trovò. Potendo più nascondersi, Ignazio agì in fretta. Chiamò a raccolta la popolazione e colpì per prima. Il resto lo sapete. Il resto è storia. Niente croce acuminata, solo vecchie cianfrusaglie di Mary. Ah, ho trovato la croce. Ho appena visto un grosso vecchio succhiasangue che l'aveva con sé. Sta girando in tondo. Stai attento a tutta l'area della trappola. Non ho molta scelta. Che serve la croce? Eh beh sì. Segreti, missione completata. Ecco qua, alle spalle. Ma voi ancora cosa ci fate di ste cazzo di cripta? Andate via! Madonna mia, la gente proprio... proprio... lesa proprio! Ve lo meritate di essere mangiati dai vampiri, una certa!